Live, ragazzi, siamo in live con Domenico Pettinari, la leggenda vivente delle due ruote per quello che riguarda la sistemazione dei motori MV Augusta. Poi, ovviamente, il cavallo di battaglia è i motori Triumph. Ciao Domenico, cosa ci racconti di bello oggi? Intanto come stai? E vedo che mi sembra di vederti a lavoro. Sei in siamo officina? Siamo in officina, già in battaglia, come sempre, e via andare. Grandissimo. Non è che ho tanta, cioè che posso scegliere, vengo qua e vado avanti con i motori. Giusto, giusto. Anche giusto. Perché mi diverto alla fine. Beh, si dice sempre, no, che se ti diverti non lavori mai, quindi se il tuo lavoro è la passione non lavori mai. Avanti a manetta, via. Domenico, quando hai incominciato a pastrugnare un po' sui motori delle moto? Sei arrivato a modificare, mettere a posto, ottimizzare, migliorare il motore? Come? Ho cominciato molto presto perché mio padre aveva un'officina negli anni 50 in Viale Padova. Sempre a Milano, nato, giusto? Milano, sempre. Okay. Sono nato in officina praticamente. Che grande. Sono nato in officina. Sempre due ruote, giusto? Due ruote, solo due ruote. Tutta la vita c'è. Adesso ho visto c'è tuo figlio, giusto? Ci sono i tuoi figli che vanno avanti. Avanti con la nostra attività, la nostra officina. Tre generazioni, cavoli, è tanta roba. Lui e di andare, perché io ne avevo due di figli, uno purtroppo è mancato. Cavoli. 5 anni fa. E adesso cavoli. C'è questo qua, c'è Carlo, che è lui che va avanti con quello che riguarda l'assistenza Honda e Triumph. Cavoli. Raccontaci un pochino la tua storia, perché io so che tu hai una storia vincente, un sacco di gare, di piloti, personaggi famosi a cui mi sto posto la moto, sistemazioni. Con queste moto qui, che andiamo ancora in giro tuttora a fare le manifestazioni storiche, tipo, non so, Valencia, Bigione, Spa, andiamo a fare quei circuiti lì, con gli MV e con i Triumph. Ti sei girato indietro perché ce n'è una lì di MV? Sì, MV ce ne sono qua un paio. Ma ce le fai vedere col telefono? Hai voglia di prendere il telefono e farcele vedere? Sei col telefono? No, con l'iPad. Ce la fai, sei più comodo, dai, vediamo. È il bello della diretta, ragazzi, se ci fa vedere le sue moto. Allora, dov'è? Aspetta che trovi, perché... Sì. Così allora. va benissimo. Ma prendilo pure al contrario, Domenico. Se prendi il tablet al contrario, riusciamo a vedere alla grande. Se prendo... Giralo proprio, giralo tutto. Ok? Così però c'è il dito davanti. Lele, dove il cavolo è? Grandissimo. Voglio vedere quelle moto. Le faccio vedere. Eccolo qua. Wow. Questo è un nome di 3 cilindri. Di quelle, è una delle 8 che ho fatto 3 anni fa. Poi dopo se ci giriamo, qui abbiamo delle Triumph. Mamma che lavorando qua. Oh. Cosa gli stai facendo, Domenico? Questa è la mia che uso andare a fare le varie manifestazioni. Fammi vedere, abbassa un po'. Il cupolino lu. Ma le Honda quelle lì? No, questo qui è Triumph 3 cilindri Daytona. Mamma che moto! Dopo questa qui, quella lì in fianco con il numero 11 è una Koenigsegg. Di quelli che usavamo allora. Che spettacolo! E poi c'è qui un po' di rottamaglia varia. Come rottamaglia varia? Ma che moto che c'è lì? Pre-unit. Ah, ma ce n'è poi di sopra e ne ho delle altre. Cioè, se ti faccio vedere le moto, e siamo qua fino a rimaniamo lì un mese, cavoli! 20 minuti. Che moto, che moto! E questo qui è il mio angolino dove gioco con quelle moto, perché diciamo che è un gioco, almeno per me è un gioco, perché qui poi cioè, arriva l'amico, arriva quell'altro col cambio in mano. Osti Domenico, mi metti dentro il cambio. Lele, come faccio a girarlo adesso? È perfetto, Domenico, io perfetto, ti vedo da Dio. Sei perfetto, io ti vedo da Dio, guarda, sei grandissimo. Ecco, io ti vedo piccolo, tu mi vedi grande, ok? Ah, ok, sì. Allora... grazie per averci fatto vedere parte delle tue moto, da quello che ho capito. Raccontaci un pochino qualche aneddoto, qualche particolarità.
anche le rievocazioni storiche che fate, no? Queste allora, gare storiche. Adesso, allora, in questo momento siamo, andiamo in giro con la Motoclub Bussese a fare queste manifestazioni qua. Sono 5-6 manifestazioni all'anno in Europa. Ce n'è una in Italia che è Varano, poi sì? Tutto il resto... Ah no, Imola anche, la rievocazione storica della 200 miglia. Poi dopo il resto sono tutte fuori. Ma ce n'è tante di persone che viene giù? A fare la... abbiamo una bella compagnia, ci muoviamo con 20-25 moto, e ognuno porta le loro e ci va a girare. Ma sono tutte Triumph? No, c'è Triumph, MV, Gilera, c'è di tutto. Ci sono le Honda 3 cilindri, le Yamaha 4 cilindri 7,5, ci sono i Patton, cioè, abbiamo una marea di... Io adesso... potrei farti avere qualche foto, qualcosa del genere, per farti vedere che cosa è quel movimento qui, perché sono tante le moto che... Ma hai qualche foto online? Così la cerchiamo subito, se c'è qualche sito, club, qualcosa, dove si vedono. Quelle di Varano, no? Ci sarà un nome? Prova, no, aspetta, quelle foto lì dove sono? Non lo so, devo andarlo a cercare. Vabbè, poi me le manderai e magari le pubblichiamo. Senti, caro, voglio dire, di storia l'hai scritta, la stai scrivendo. Ci racconti un po', come ti dicevo, come sei arrivato a fare queste preparazioni, come sei arrivato a fare questi motori, sì, e no, arrivare a fare queste rievocazioni storiche. Partiamo da molto lontano. Allora, qui negli anni 59-60. Sì? Sì, 60. Ho cominciato ad andare in giro con i vari Zubani, Patrignani, giornalista, sì. Spinello, erano 4-5 corridori che erano a bolletta come me, con un 600, con un carrello imprestato da Daniele Fontana, che era quello che faceva i freni Fontana, sì. Andiamo a fare le gare campionato italiano. Andiamo a Sanremo, Cervia, Milano Marittima, quei circuitini lì. Dopo da lì sono andato in Chiodica. Da lì importatore Traio, che era la mamma, ecco. Poi sì, da lì niente, lì è stato tutto un'escalation con Traio. Traio che abbiamo fatto le 24 ore, poi abbiamo fatto il Bulldog, abbiamo fatto tante cose, i 500 km. Poi dopo non mi bastava più le moto derivate da serie e sono andato a fare il mondiale con Bonera, Ferrari, quella gente lì. Mamma mia. E sono stato in giro una decina d'anni con il mondiale. Poi dopo una mattina mi sono svegliato e ho detto, mi sono rotto di girare? Basta, adesso mi fermo. E ho messo un'officina, però la passione delle moto, da corsa, l'odore è rimasta intatta e di conseguenza andiamo avanti tuttora per quelle ore lì. Però, quindi... Se ho capito, Domenico, tu sei approdato nelle moto perché tuo papà aveva l'officina di moto. Poi sì, ti sei messo a fare competizioni, Triumph e così via. E l'officina di moto l'avevi chiusa? Cioè, non è andato avanti? No, il garage, dopo purtroppo è morto mio, abbiamo perso un passaggio. È morto mio padre, il garage abbiamo venduto. Perché io quando è morto mio padre avevo 11 anni. Ah, ho capito. E di conseguenza sono andato a lavorare sotto padrone, concessionario Benelli in via Padova. E poi da lì piano siamo sempre andati su fino al punto che siamo andati per mondiale. E poi hai riaperto la tua officina. Ho riaperto ancora, sì, dopo i figli sono cresciuti e siamo andati, abbiamo aperto un'altra volta. Ho riaperto nell'86, perché quell'altro era un garage fatto alla maniera di allora, dove si facevano molleggi delle moto militari, si molleggiavano, sì, compagnia bella, no? Invece adesso è un altro discorso, adesso siamo ufficiali Triumph, ufficiali Honda, di conseguenza è un altro, come officina, non come... Vendite, come officina. Autorizzata. E andiamo avanti, anche perché legarti a una casa, anche come concessionaria, devi fare quello che vogliono loro. Insomma, giusto, io a casa mia voglio fare quello che voglio io, allora mi va bene solo l'officina autorizzata. Andiamo a braccetto io e te, andiamo d'accordo, perché anche io a casa mia voglio fare quello che voglio, che dico io. Caro, tu che l'hai passata praticamente tutta,
La moto di allora, zero, completamente elettronica, tutta lima, travasi, e canne, condotti, teste e quant'altro, oggi le moto sono praticamente tutta elettronica. Sì, purtroppo sì. Cioè, purtroppo sia per chi le guida, perché non, la manetta ormai non ce la dai più. Tu apri il gas e lei fa tutto lei. Sì. Allora, noi della vecchia generazione non è che andiamo molto d'accordo con l'elettronica. Anche se noi qui abbiamo i vari Palmare, abbiamo tutto per le varie moto di serie. Sì. Se vai nel casino che lì è diventa l'incubo delle centraline, delle mappature strane, entri in un giro che non riesci più a vedere fuori. Sì, sì, tutto quello che si faceva con regolazioni, carburazioni e così via, oggi lo devi fare con le mappature. Guarda, anni fa facevo i motori per Galbiati. Galbiati è, sì, uno che correva nel Sidecar Cross. Sì. Ha vinto 4-5 europei. I motori li facevo io. Quando siamo arrivati al punto di montare un motore con l'iniezione, ho mollato il corpo. Sì, perché fino a un certo punto anche con dei carburatori particolari, una balla e l'altra, riesci a intervenire tu. E invece dopo, quando cominci con l'elettronica, che cazzo fa? Devi per forza di cose avere delle attrezzature che non hanno. Cioè, che poi se non c'è il banco prova, cioè è tutta una catena, no? Sì, sì, il banco prova, senza banco prova. È vero. Solo che i motori rispetto a 30 anni fa sono aumentati tanto di qualità costruttiva, di precisione, no? Non sono proprio convinto. Allora, guarda. No, dici di no? Ti dico questo. Noi, come MV, nel 74-75, col 500 avevamo 100 cavalli. Sì. Era un 500 di generale. Era una moto carburatori con delle gomme del cavolo. 100 cavalli nel 75. Oggi, siamo nel 2020, abbiamo 250 cavalli con tutta l'elettronica che c'è, motore raddoppiato di cubatura, perciò è un 1000, ma ne ho 500. Secondo me non abbiamo fatto passi da gigante. Ma neanche su quello che riguarda l'affidabilità, resistenza? Ma non si rompeva neanche allora. Allora facevamo il TT, 6 giri, 360 chilometri. Cioè, 6 giri al TT, io non so se tu... Sì. Io sono andato, ci ho girato. No, andato non sono mai andato, volevo andare quest'anno, poi però con la storia del Covid... Guarda, non sono andati nel 2000, io sono andato nel 2002, nel 2005, nel 2007. Wow. Ti devo dire che è una roba da... Perciò andare là, vincere là, 360 km di gara, sei sempre aperto. Non è che cioè, secondo me hanno fatto dei passi da giganti sulle moto di serie, perché consumano meno, sono più... Però a livello di prestazioni, noi abbiamo un 500, 4 cilindri, 4 valvole con le puntine, che dà 100 cavalli. Oh. Mamma mia, puntine, impressionante. Sì, con le puntine. Che rotazione fa quel motore lì? Ma il 4 cilindri gira intorno ai 18.000, il 3 cilindri, no, 16.000, sì, 16.5. 18.000 gira 6 cilindri, pardon. E il 3 cilindri gira 13. 3 cilindri 500, noi giriamo 13. Questo qua gira 13.000. Ricordami di che anno è, che è quella moto? E allora, il 4 cilindri è 75, 76. Mamma mia, c'è la mia età praticamente. Il 3 cilindri era del 72, 71. 71, 72. È nato nell'inverno del 71, il 3 cilindri. Che la montaio del 2,5 bicilindrico, e poi da lì l'hanno perfezionato, l'hanno sviluppato. Ma ragazzi, cioè, allora, tornando alle prestazioni, secondo il mio modesto punto di vista, non abbiamo fatto tante un passo grande. Ha fatto un passo, ma non è così. Probabilmente sai cosa, Domenico, dimmi se magari dico una castroneria, probabilmente sai cosa, per a furia di tapparle, bloccarle, doverle controllare per ridurre gli inquinanti, l'acustica, allora, i consumi, la moto normalmente
sarebbe calata. Cioè, se tu a quel 500 incominci a mettergli ipoteticamente il catalizzatore, la sonda lambda, la moto non va più, giusto? Perché è un tappo. Le moto lì vai vicino con un silenziatore, non mettercelo dentro, darci vicino, non vanno più. Solo vicino. Cioè, tu digli solo l'odore di sentire il coso, la moto dice si spegne. No, veramente. Perché noi per metterle in moto qua in officina, ogni tanto ci mettiamo dentro, perché sai, certi momenti magari nessuno dice niente, però c'è momenti un po' che magari c'è lì tutto il giorno che la metti in moto due o tre volte, e allora cerchiamo di tappare qualcosa, ma c'è un cazzo da fare, non girano neanche. Perciò... Figurati. Quindi mi immagino, no? Oggi con tutti i controlli antinquinanti, le prestazioni, le mappature, controllo di trazione, controllo di inserimento, probabilmente tutte queste serie di tappi hanno rallentato il poter urlare il motore, ma conseguentemente sì, sono riusciti a sviluppare. Magari se tirassimo via tutto, gli mettessimo sotto a questi motori bei 4 carburatori o 3 carburatori, probabilmente magari sono motori che sviluppano altri 10-20 cavalli in più. Cosa ne pensi? L'elettronica. No, l'elettronica oggi dà di più. L'elettronica dà di più, cioè l'elettronica, l'iniezione da di più, è più, non hai rifiuti, non hai l'iniezione ti ciuccia tutto quello che va dentro. Sì, che sì, mai... è calibrata, è precisa. Perfetto, poi non c'hai buchi, no, motori adesso, i carburatori, dimentichiamoci. Perché va quelle bene... moto lì, quelle che hai tu lì, sono completamente sgorbutiche, cioè coppie tutte strane. Questo qui, non via anche abbastanza... Così a 3-4 mila giri apri, viene via abbastanza. Sì, sono elastiche. No, non sono scorbutiche. Tu quando provi un MV 3 cilindri di questi qui, capisci perché Agostino ha vinto 15 mondiali. Ah, ok. Ho capito, ok. È una moto eccezionale questo qui, maneggevole, leggera. È veramente un oggetto di quelli giusti. Però il 3 cilindri c'è solo Triumph che lo fa, correggimi, giusto? Sulle moto. No, è 3 cilindri. Sì, l'MV. Era 3 cilindri, poi ho fatto il 4, perché nel momento il 3 ha dato quello che doveva dare, siamo arrivati a 88-89 cavalli, poi non ne veniva fuori più di lì. Invece col 4 lo fa girare di più e di conseguenza non fa più cavalli. Infatti col 500 3 cilindri oltre 88-89 non ci riusciva a arrivare. Con 400 il primo colpo ti ha dato 100 cavalli. Cavoli, sì. Perciò, sai, è cambiato. Però... Cos'hai notato di differenza tra il 3 e il 4 nella guida, nel comportamento? Cioè, è migliorativo sotto ogni punto di vista o c'è qualche aspetto che tu dici, ma il 3 sotto questo punto di vista, nella maneggevolezza, erogazione, coppia sotto, a lungo? È venuto fuori anche i freni a disco e compagnia bella. Ah, okay. Di conseguenza è migliorato un po' tutto, anche se pesa un pochino in più, sì. È forse meno maneggevole, però va molto bene nei curvoni veloci. Allora non c'erano tutte le varianti che abbiamo oggi, c'erano tutti i curvoni e compagnia bella, di conseguenza andava molto molto bene. Adesso noi nei circuiti di oggi, tipo non so, anche a Valencia, che è un circuito da mondiale, noi con le nostre tre cilindri qui, col freno tamburo, dopo 4-5 giri non c'è difficoltà, perché ti si allunga il freno, no? Perché noi curve da prima non ce n'erano. Adesso Valencia, che siamo un circuito, tutto seconda, terza, poi allunghi là dietro prima di tornare dietro, no? È tutto, va bene a Spa ti fai le, si può dire, fai le pippe, perché Spa è un circuito dove è ancora un circuito. Ma adesso ci sono anche il Nürburgring, che era un circuito della miseria. Adesso ci sono tre staccate da prima, cioè tre rampini, tre. Noi con le nostre moto qui, con il freno tamburo, arrivi lì, dopo tre giri c'è la leva che arriva dietro, passa il giro dietro, gliela passi dietro. No, c'hai il rullino che tu lo giri e praticamente tiri il freno, tanto che vai. Che è un casino. Ripeto, con 4 passi da giganti ne hanno fatte, perché sono arrivati i dischi, sono arrivate le ruote in lega, cioè
tutto un... un insieme di... che tu dici, è aumentato di peso a livello motoristico, magari a livello di motore un pochino meno maneggevole, forse il quattro cilindri, proprio per via magari l'albero un pelino più lungo, però in realtà ne hanno fatto talmente tanto i miglioramenti sotto tutto il punto di vista, freni, cerchi in lega, che queste, diciamo, differenze tutto, tra il 3 e il 4 non si sentono. Tutto l'insieme ha contribuito a migliorare il tutto. Ad esempio, con Triumph, che è partita da una moto di serie, che è arrivata qui in Italia da noi nel 69, era una moto che aveva di serie, con i tubi di scarico silenziati, con il filtro dell'aria, con aveva 60 cavalli. Allora noi non avevamo il banco, eravamo andati al banco della Ermacchi su Aschirana, sì. E con Mascheroni, con la gente lì del quarto croce, eravamo in manetta, quindi caso voglio provarla, abbiamo provato 60 cavalli. Ci abbiamo lavorato sopra il primo step di quel motore che dove abbiamo vinto Monza. Quella moto lì aveva già 66 cavalli, ma ci abbiamo fatto niente, via i filtri, marmitte, sempre con le marmitte che dovevano essere silenziato, abbiamo messo i cornetti e quattro stupidate, abbiamo tirato fuori 6 cavalli. Poi dopo siamo arrivati anche lì, adesso siamo a 90 cavalli. Che velocità di punta arrivano, caro? Ma allora, l'M1000 tre cilindri, con i rapporti del Mugello abbiamo fatto 256. Abbiamo fatto una... Mamma mia. E con il Triumph invece va su, sui 265, 268. Secondo il rapporto che è su, perché adesso ad esempio con Triumph al Mugello, no, avevamo girato al Mugello, dovrei andare a vedere, però siamo su quei numeri lì. Che bestiale. No, ma non sono mica ferme. No, è bestiale, sai cosa? Il vedere queste moto storiche e pensare a quella velocità quando, come dici tu, devi fare la staccata o devi tenerla, sì. Cioè, a me, allora, a vederle bellissime, però veramente metterebbe paura, no? Cioè, allora, il salirci, tenere il gas aperto a 260 all'ora con quelle moto qui, ti dico che solo a pensarci un po' di paura mi viene. Ma, allora, noi siamo andati ad Daytona a correre con questa qua, col treno, con Bonera. Siamo andati nel 97, 98, 99, 2000 e abbiamo vinto tutte e quattro le volte. Quando noi arriviamo là c'è gente che lavora tutto l'anno per quella gara lì, con le varie Honda bicilindriche 500, con i 7,5, fanno di quelle cose, arrivano con dei camion immensi, con su 25 meccanici, 30 moto, occasione. Noi arrivavamo là con il nostro furgoncino, perché noi prendevamo un container e lo spedivamo via nave, arrivava là. Noi arrivavamo là, andavamo Orlando in dogana, aprivamo il nostro container, tiravamo fuori il nostro sprinter e andavamo al circuito. Tiravamo giù senza box, loro la box, mica box, sai quelle cose da americano. La tenda a mezzo. Arrivavamo là, tiravamo giù la nostra moto, lo scaldavamo, su, cazzo, paghi della Madonna. Diventava matti. E sentirla... Venivano lì a chiederti che cosa avevate, sicuro? Veniva lì, era lì una lotta per mandare via la gente. Tu passavo quella moto lì sul banco, lì, tu devi vedere come il rumore che fa quella roba lì, dentro là. Pelle d'oca, ma tutti, Veniva lì, dovevamo cacciare via la gente. C'è stato un momento che ha mandato lì la sicurezza perché adesso non riuscivamo più ad andare attaccati al moto. Davvero, pieno di gente. Poi l'americano è una testa di cazzo. Sì. L'americano è un buzzurro, porco dio. Poi sono tutti grossi. Io che sono piccolo, porco dio, ero lì. Dove respirare. Neanche lavorare ti facevano. E questo è quanto, cioè, con quelle moto lì abbiamo fatto un po' di ogni. Ad esempio andare al Boldorf con i Triumph, prima volta che andavamo all'estero con quelle moto lì, siamo andati al Boldorf, prima volta siamo arrivati in fondo, 22esimo, 24esimo, su 60, però siamo arrivati in fondo, già era una soddisfazione. L'anno dopo siamo andati là con i Daytona, con le moto un po' più come questa qua, che ti ho fatto vedere prima, e eravamo in testa tutta notte. Quella mattina mi si è spaccato un piattello delle valvole. Cavoli. Per colpa di quel... Vabbè. Avevamo lì un ingegnere che a Padre Eterno ha voluto montare dei piattelli che io non volevo. Una lotta alla Madonna, alla fine ho detto,
E abbiamo fatto il quarto. Comunque, tanto per cavoli, dire. Figurati, col piattello rotto. Ho cambiato il piattello senza smontare la testa, che non ti dico, con tutti i polpastrelli scottati, perché avventure. Però siamo arrivati in fondo quarti, non a 27 giri, ma a pieni giri. Perciò era, abbiamo fatto qualcosa di interessante. L'abbiamo fatto. Domenico, ti faccio l'ultima domanda, ma ho quasi paura a fartela, perché non vorrei che tu facessi X sul pulsantino rosso per chiudere la connessione. Quindi io te la faccio, però mi devi promettere che non chiudi. Da te che sei un purista di motori, che ti piacciono i carburatori, le valvole, cioè proprio lavorare sulla parte proprio a mano, e che mi ci hai raccontato che l'elettronica c'è un po' così, come le vedi le moto elettriche? No, 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 zero. Come ne parlare? Guarda, perché sai che stanno prendendo sempre più piede, no? Anche la Harley ha fatto con la moto elettrica. Lascia ma sta, non mi dire niente. Io l'ho vista la prima volta al TT, una decina d'anni fa. A parte che veramente vanno forte, tra parentesi. Sì, 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 quello sicuro. Non c'è rumore, non c'è... c'è... Senti il vento... ma non, no, no, guarda... ma non l'hai neanche mai provata, Domenico? Grazie. Dov'è che è andato adesso? Vado come un cavallo. No, io preferisco questi, qui sono i carburatori, ma che bello. Wow. Questi sono i carburatori di quell'MV qua. Mamma, che arte, ragazzi. Qui abbiamo fatti tutti noi questa roba qua. Non è che le trovi. Che arte. Perciò, ma passa di qua, vieni a trovarmi qualche volta. E io sono vicino da te, eh? Io sono giù a Milano Sud, confine, cioè tra Pavia e Milano. Opera, Rozzano, la parte sud, Binasco, sono quella parte sotto lì. A Cinisello c'è mio fratello, vengo sicuramente su. Ma che vengo veramente, eh? Cazzo, io sono qua, vieni qua, bevo un caffè, ti faccio vedere quattro rottami in giro e via là. Va bene, ok, allora è una promessa, adesso mi libero un po' di impegni, poi prometto che prima delle ferie... Telefono prima, perché sai, io faccio la settimana corta, E fai bene, anch'io faccio la giornata corta, io lavoro un giorno a settimana, ti ho battuto sto giro, mi spiace, sei arrivato lungo. Del giovedì sgommo, Fai bene, fai bene. Tu ad agosto chiudi? Sì, no, io agosto sono in Croazia. Ok. Il mio gommo, vai a chi mi tocca. Fino a luglio lavori però, tutto luglio lavori. Sì, sì. Ok, allora, tutto luglio lavori. Io devo partire con delle registrazioni per Discovery, che sta partendo la seconda edizione di Cortesie per l'auto, che è un programma che va su Discovery. Registriamo quello e poi ti chiamo e ti vengo a trovare. Ci facciamo un po' di foto. Quando vuoi, io sono qua, volentieri. Ok. Dome, ti ringrazio di cuore, sei un grande. Ci vediamo presto allora, ok? Ciao. Ciao campione. Ciao.